Wey là ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci qui oggi con Narcosis, altro titolo horror. In questo caso, anche qui saremo in fondo all'oceano, ma all'interno di uno scafandro. Dunque, ragazzi, andiamo a vedere un attimino di cosa parla il titolo. Ragazzi, io qui all'interno delle impostazioni, qui su grafica, ho messo praticamente tutto quanto ad ultra. Quindi fatemi sapere com'è, e naturalmente anche se ce l'ho fatta. Vediamo un attimino di capirlo, di iniziare quantomeno a giocarci. Vediamo un attimino se è veramente un titolo horror, molto molto horror. Insomma, ragazzi, vediamo un attimino come meglio possiamo organizzarci. They're breaking new ground, making something meaningful. Mining methane hydrate frozen beneath the seabed. There's alternatives, but none so plentiful. It's clean and safe. I couldn't say no. Sorry about your weekend, but someone had to draw the short straw. We've got a lot of updates to get through, but new suit, same rules. Give me a sec. Bene. Per il momento siamo dentro ad una piscina e immagino dovremmo fare delle piccole esercitazioni, suppongo. Dunque, allora abbiamo l'ossigeno, eccolo qui. Poi abbiamo i flare e i thrust. Sì, ma so cosa fare cosa, scusi, buon uomo. Consumo di ossigeno elevato, perché? Per quale logico motivo, scusate? Perché, scusate, abbiamo l'ossigeno che sta scendendo vertiginosamente? Ah, ok, dovevo esaminare. No, non avevo capito. Ah, ecco. Quindi allora, quando siamo troppo sotto stress, andiamo a consumare molto più ossigeno. Va bene. Sì, ma scusate, ma adesso dov'è che siamo? Voi ora naturalmente lo vedete tutto bello così, insomma, colorato, rose, fiori, però secondo me, signore, qui c'è da perdere veramente tanto tempo. Dunque, naturalmente ragazzi, la visuale è molto molto limitata, anche così come il nostro mega scafandro. Oddio, deve venire veramente tanto l'ansia a stare dentro a sto scafandro qui, eh? Eccola. Bene. Abbiamo già un bel po' di bestie. È naturalmente un gioco horror in fondo al mare, quindi che cosa vogliamo trovare in fondo al mare? Sicuramente degli squali? Non lo so, dei cose. Sicuramente troveremo cose. Scusate, ma dov'è che stiamo andando? Oppela. Mi sa che è successo un danno. Non lo so, eh. Non lo so. Comunque, ragazzi, voi come sempre, mi raccomando, cuffie, luci spente, volume a palla. E mi raccomando, fatemi sapere com'è. E mi raccomando anche, fatemi sapere se vi potrebbe garbare questo titolo. Aspetta, che cavolo è successo? Ah. Era solamente una prova. Allora, tieni premuto W ed E barra spaziatrice per salire i gradini. Ok. Perfetto. Dunque, premi E per interagire. A cosa? Dovrebbero essere i flare. Sì, infatti, razzi di segnalazione. Ah, bene, dobbiamo fare anche il tiro a bersaglio. Va bene, buon uomo. Io, guarda, ti faccio tutto. Però aspettate qui, andiamo leggermente indietro. Se no, mi sembra un, diciamo, un po' troppo facile questa cosa qui, ecco. Let's get out of here. Grab a little sunshine while we can. Diciamo,
che poi sicuramente a noi tutto questo sole non aspetterebbe, però diciamo che siamo ritornati di nuovo in fondo all'oceano. Dunque, siamo di nuovo qui e sicuramente dovrei attraversare quella zona. Perfetto. Allora, io ragazzi utilizzo un po' i thruster, se no qui non ci si muove più, ecco. Siamo veramente troppo lenti dentro a sto scafandro. Vediamo veramente se c'è da cagarsi in mano o nelle mutande o magari anche nel pannolino. Se proprio vogliamo. Dunque abbiamo 60% d'ossigeno, Seafler e Damose. Allora, è un po' troppo buio, onestamente. Eccoti, buon uomo. Sì, arriva, aspetta un attimo. Fammi recuperare questo ossigeno. Olè. Damose. Alzo le mani, non sta a fa niente. February 2nd. We were 50 miles from the epicenter. But an 8 on the Richter scale makes that kind of distance irrelevant. Interessante per il momento. Perché ci siamo fermati, buon uomo? Che succede? Oh, che succede? Oh, santo Dio. Buon uomo, si mantenga. Buon uomo, dove va? Scusi. Oh, pela. Benissimo. The shockwaves hit 6 minutes later, striking the south face of the hab first and hardest. 27 minutes in, with that kind of concussive force, even the sealed modules were compromised. After that came the ocean. Eh sì, By l'oceano è 10:33, arrivato. only safe havens in a sub or one of the suits. Un sottomarino va bene, d'accordo, posso anche capirlo. Ma uno scafandro, oddio, forse magari non sarebbe l'ideale, non sarebbe un buon punto di riparazione, però, secondo me, non è affatto un buon punto di riparazione lo scafandro perché sicuramente si potrebbe sempre danneggiare, però comunque per il momento sedamo. Salve, ci è permesso, scusate. Oppela, buon uomo, la posso aiutare? Vabbè, consumo. Ma come consumo di ossigeno elevato? Bene, perfetto. Damo, se va. Cioè, possiamo andare. Eppele. Che cos'è? Salve. Salve, buon uomo. Vabbè, però comunque scusa, ma se no. Ma non lo guardare. E niente. Ci ha attirati praticamente qui. Aspetta. Oppela. Ma possiamo recuperare ossigeno? Sì. Recupera. Allora, database aggiornato. Vediamo un attimino chi è il tipo. È successo tutto così in fretta. Russ o Ras era qui. E ora non c'è più. Avrei dovuto esserci io al posto suo. In genere sono preciso. E se avessi seguito il protocollo, o forse se lui non fosse stato così ansioso di tornare indietro. Ok, calma, sto consumando troppo ossigeno, meglio non guardare. Non potrei aiutarlo comunque. Mi dispiace, no, Monfrey, credo. Ma devo tornare a Compass One, scoprire che diavolo è successo e trovare qualcuno che mi aiuti a riportare a casa JB Isra. Gli altri spero che stiano bene. Oddio, per il momento soltanto morti, almeno per adesso. Soltanto uno, poi non si sa. Quindi, Damose. Vediamo un attimino quello che c'è da recuperare. Madonna mia, ammazza. Piano, occhio. Allora, qui posso sicuramente ripristinare l'ossigeno. Perfetto. Almeno così me lo dovrebbe portare al 100%. E qui vado a recuperare un po' di flare.
che tutto sommato posso anche utilizzarne qualcuno e cercare di illuminare un pochettino la zona. Oppela, un pesce pa... scusi, che so quelli? Dei granchioni? Bene, perfetto, olè. Damose, non ci guardiamo indietro, damose. Piano, occhio. Occhio, perché stai consumando ossigeno? Ma vai tranquillo, non ti preoccupare, non c'è niente. Comunque. Dicevo, meglio ascoltarle queste frasi, perché comunque sia ti fa capire quello che è successo veramente. Oddio, un po' di granchiozzi, piccoli ma granchiozzi sono, scusate, ma comunque sia io non mi fido. E allora l'unica parte da prendere è questa. E sicuramente ce ne sarà pure qualcuno più grosso. Eccola. Infatti, una mandria di scarafaggi. Damose. Allora, io per il momento mi resto a debita distanza, perché qui non si può sapere. Allora, che fa? Resta a guardare il flare o venga da sta parte? Insomma, signori, sapete quante brutte morti faremo, quante brutte fini faremo? Dai, un uomo, e forza su! Non c'ho tutto sto tempo da perdere io con lei. Mi sa che più in qua non viene. Ok. Presumo che dovrei seguirlo. Vediamo. Cioè, ma secondo me più che altro sono dei ragnoni. Cioè, oddio, voglio dire, no? È grosso quanto lo scafandro. Che cos'è? Altro che... Allora, io per il momento, ragazzi, gli vado dietro. Non so se mi porta alla via d'uscita, ma sicuramente sì. Sì. Ok. Aspetta, lancio un flare lì. Damos, eccala! Ve l'ho detto io che lo scafandro non è mai sicuro. Te credo, quando te becchi questi qua... ridagliela. Abbiamo già fatto la prima morte. Allora aspetta, va. Cerchiamo anche di non consumare tanti flare, se no altrimenti rimango in bac... Insomma, rimango anche qui. Aspetta però, ma se io mi metto qui, secondo me lui potrebbe pure passare facendo finta di niente. Vediamo, ragazzi, vediamo. Se poi dopo mi punta che mi vuole ammazzare, allora mi ammazza. E non lo guardare. Lascialo andare. Damose. Olè. Perfetto, allora facciamoci un altro po' di strada. Tanto... voglio dire, lui è abbastanza lentino per potermi raggiungere. Olè. A posto. Da dove si va? Da dove si va? Scusi, buon uomo, scusi. Che cos'è? Aspettate che... mi sa che abbiamo preso la strada sbagliata. Che è successo? Compleanno.
Vabbè, credo che dovrebbe essere il compleanno di qualcuno. Ah, salvataggio. Ah, ok. Perfetto, perfetto. Noi comunque sia, ragazzi, dobbiamo arrivare a Compass One. Sperando che ci arriviamo. Olè. Eccoci. Dunque, prendiamoci un altro po' di flare che li abbiamo consumati. E ripristiniamo anche l'ossigeno. 57%, dai su. Ci potrebbe anche stare. Dunque, vediamo un po' dov'è che dobbiamo andare. Dai, è debustata. Vada, vada. Allora, suppongo che dovrei andare di lì. Olè. A posto. Abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto tutto, quindi... It's all bearing down on so many levels. It's gotta be managed. You can't shake the pressure. Just make your peace with it. Don't let it take the wheel. Vediamo un po' queste strade da dove ci fanno sbucare. Allora, io direi di andare di qui. Forse evidentemente le due strade si univano? Non lo so, credo di sì. Vabbè, comunque, l'importante è, come detto, la piano. E mo come faccia? Ah, diciamo tipo come una base d'appoggio. Comunque, dicevo, l'importante è arrivare a Compass One. Quello è l'importante. Vai, vai. Vada, giovinotto, vada. Oppela. Spara un altro flare lì. Magari... Ah, aspetta. Sul tubone, sul tubone. Dai, eccoci, dai così. Ci andiamo anche ad intubare. Non è mai vero nella vita. E niente. Aspetta, piano con i thrust. Se no va a finire che qua ci schiattiamo malissimo. Merda. Aspetta, madonna. E niente. E niente. Santo Dio. Vai, vai, vai così. Ci intubiamo. Questa volta, signori, ci intubiamo. Che poi non lo so che tipo di... Ma sicuramente dovrebbero essere dei tubi di... del metano. Non lo so, comunque. Come detto, signori, poi scopriremo che minchia è successo qui. Allora, siamo arrivati dove? Ditemi che siamo arrivati... No. Non siamo ancora arrivati a Compass One, però qui vedo delle impronte. Forse evidentemente sarà passato qualcuno di qui, ma può anche darsi, Recupera, olè. Sì, evidentemente... Oppela, che cacchio, madonna. Che roba è quel coso? Cos'è un poli... ridagliela. There's protocol for everything. Has to be. So it's best to stick to procedure, step by step. So with an all-hands call, you head straight for comms. And do andiamo, mo? Try and reach surface from comms. Oddio, sapete che non lo so? No, perché sapete che cosa? Perché avevo visto quel granchio piccolino e pensavo che ce ne fosse un altro. Aspettate che qui ci sta una persona, però. Sì, ci sta una persona morta, tra l'altro. Scusi. Recupera. Lo so, aspetta, va. Allora, come me, era fuori per Eva. Quando è iniziato tutto, è proprio come me. Stava probabilmente tornando indietro in cerca degli altri, o almeno di un po' di calma dalla tempesta. L'ho trovata sul perimetro di Compass One, a una distanza decisamente pericolosa. Aveva la visiera distrutta, ma il volto inondato di una luce azzurra era tranquillo, addirittura in pace. Un altro dormiente nella valle, un chiaro e doloroso promemoria di quanto poco ci separi dagli elementi. Qualcosa mi dice che questa storia è perfino peggiore di quanto credessi. Eh sì, signora, sì.
Allora, ossigeno al massimo, date. Lo so, buon uomo, però. Oh, là, è che niente. E niente, scusi, scusi, buon uomo. Anzi, buon animale. Venghi qui, che fa? Scappa adesso? Scappa? Che fa? Scappa? Vieni qui che ti accoltello malamente la vita. Vieni qui. Non ho ancora finito con te. Vieni qua. Vieni qua. E che cos'è? Signori. Cos'è? Te sei impaurito? E vabbè, voglio. Cos'è? Oh porca Eva! Madonna santa! Che cos'è? E niente. Signori, eccoci, arrivati. Olè. Compass One, Compass One. Olè. Dunque, abbiamo un po' di flare in giro da qualche parte, no? Sì, eccoli qua. Recupera. Allora, Damose, prima che arrivi il polipozzo, quello gigantesco. E c'è pappa in un solo minuto. Bene. E noi naturalmente, signori, non vogliamo fare una fine del genere, no? Olè, ricarica l'ossigeno alla stazione di compressione. Sarà fatto, buon uomo, sarà fatto. Lasci fare, lasci fare. Va bene, ragazzi, allora, il gioco mi ha salvato dall'esterno. Io direi, ragazzi, che per questo primo episodio della serie di Narcosis è tutto. È un video abbastanza corto, però ragazzi non so quando sarà il prossimo salvataggio della partita, quindi mi vorrei fermare per il momento qui. Insomma, l'importante è che siamo arrivati a Compass One, dobbiamo entrarci, ma lo faremo magari anche in un prossimo episodio. Come detto, io concludo qui il video, spero che vi sia piaciuto e se è così vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video e noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!